Tu puoi rientrare nel 3% dei più ricchi. Ti garantisco, puoi guadagnare un sacco di soldi. Penso che fare soldi sia una delle cose più semplici che abbia mai imparato ed una delle cose più incomprese. Voglio che pensi alla tua vita e voglio che pensi al tuo reddito. Voglio che pensi al denaro. Il denaro è un argomento di cui molte persone non vogliono parlare. E quando ne parli, molte persone si mettono sulla difensiva e dicono: i soldi non sono tutto. È un'affermazione ridicola. Ovvio che non sono tutto. Ma il denaro è importante, molto importante. Spesso chiedo alle persone che vogliono lavorare con me qual è la cifra più alta che tu abbia mai guadagnato in un anno. Non mi interessa quale sia la cifra, ma voglio sapere la risposta, perché quando mi danno la risposta, mi dicono anche il modo in cui sono programmati rispetto al denaro. Vedi, la nostra mente è programmata, lavoriamo con un programma. Anch'io lavoro con un programma, e la maggior parte delle persone lavora con quello di qualcun altro, solo il prodotto del pensiero di qualcun altro. Ti farò capire che puoi riscrivere il tuo programma. Se sai già come funziona, è bene riascoltarlo, ma se non lo sai, allora ti cambierà la vita. Parleremo di come creare tutto ciò che vuoi. Anzitutto devi avere più fondi di reddito. Puoi andare indietro fino agli antichi babilonesi, fino a dove puoi risalire nella storia antica, e scoprirai che le persone ricche avevano tutte molteplici fonti di reddito. Il 3% della nostra popolazione guadagna il 97% di tutti i soldi che vengono guadagnati. E tutti dicono che è ingiusto perché si basa su una legge ed è proprio su questa, ovvero il nostro guadagno è raccolto della nostra produzione. Ed è così che funziona. Ma sappiate che in quel 3% molte persone non sono neanche educate per quanto riguarda il livello di istruzione. Alcuni di loro sono analfabeti funzionali, non sanno leggere e non sanno scrivere. Altri sono assolutamente brillanti, ma troverai persone brillanti anche nella categoria del 97% e dovranno dividere i loro soldi con il 3%. E perché succede questo? Il mio reddito è passato da 4.000 dollari a 175.000 dollari in un anno. Ed è tutto basato sul concetto che ti spiegherò adesso. Ma quello che dobbiamo capire è che il guadagno di denaro non avviene mai per caso. Le persone ricche hanno sempre avuto molteplici fonti di reddito e questo non è un caso, è un principio. E lo puoi capire. Esiste una legge assoluta che regola i compensi. Sappiamo che se lascio andare questo oggetto, cadrà. Se lo lascio, andrà verso il basso. Non andrà verso l'alto, andrà verso il basso. Questa è una legge assoluta chiamata legge di gravità. È la legge del mondo. Anche la legge della compensazione è una legge ed è molto, molto precisa. Voglio che tu presti molta attenzione perché questa legge afferma chiaramente che la quantità di denaro che guadagni è in rapporto diretto, in maniera molto precisa, con la necessità che hai il mondo verso ciò che fai, la tua capacità di farcela e la difficoltà nel rimpiazzarti. Nella mia attività in particolare c'è l'opportunità di guadagnare milioni di dollari. E io ho guadagnato milioni di dollari non perché sono più intelligente del prossimo e non perché sono fortunato, ma perché mi trovo in un campo in cui c'è un enorme bisogno di quello che faccio. Devi trovare un enorme bisogno e poi sviluppare la tua capacità di soddisfarlo. Devi diventare molto molto bravo a soddisfare quel bisogno. Prendi un secchio d'acqua e metti la mano dentro fino al polso. Quando la tiri fuori, l'acqua che mancherà sarà solo quella sulla tua mano. Puoi agitare la mano quanto vuoi, affondare ancora di più la mano. Ma quando ti fermi ed esci, l'acqua sarà uguale a prima. Ciò che voglio farti capire con questo è che non esiste una persona indispensabile, ma alcune persone sono veramente difficili da sostituire e devi metterti in testa di diventare una di queste. Devi solo concentrarti sulla tua capacità di migliorare. Diventa un maestro in qualsiasi cosa tu stia facendo. Ora, questo è l'obiettivo. Il denaro è la ricompensa. Questa è la causa e il denaro è l'effetto. Preoccupati della causa. L'effetto penserà a se stesso. Pensa ad Elvis Presley. La sua azienda sta ancora guadagnando soldi, grazie alle sue canzoni che vengono trasmesse alla radio ogni giorno. E quelle registrazioni, ogni volta che vengono riprodotte dalla radio, generano soldi alla sua azienda. Questo si chiama app reddito passivo, si chiama fonte di reddito. Puoi iniziare a creare fonti di reddito e puoi crearle in tutto il mondo. E forse dirai: e come? Non è necessario sapere come, devi solo prendere la decisione che lo farai. Il come arriverà dopo, ok? E una volta che ne hai una, poi ne avrai un'altra e credo che tu possa creare fonte di reddito molto simili a quelle che stai già producendo. Potresti dire: oh, non so come fare. Certo che non sai come fare, nemmeno io sapevo come fare quando ho iniziato. Non sapevo nemmeno scrivere molto bene, non sono andato a scuola. Ho fatto solo 2 anni di scuole superiori e non sapevo nulla di business. Come ho iniziato? Ti dirò esattamente come ho iniziato.
ho preso in prestito $1000. Ho comprato una macchina usata, un paio di secchi e degli spazzoloni. Ho iniziato nel business delle pulizie e ho iniziato dal pulire un ufficio lavando il pavimento due volte al mese per $15. Poi ne ho trovato un altro, $65 al mese, poi 95. Stavo guadagnando solo $400 al mese. Un giorno sono svenuto per strada. Pensavo che la risposta fosse lavorare di più, trovare un altro ufficio da pulire, ma non è così che funziona. Ero esausto, pensavo che la soluzione fosse lavorare di più, ma non era così. Poi una voce dentro di me diceva: Bob, stai facendo qualcosa di sbagliato. E poi ho pensato: se non puoi pulirli tutti, non pulirne nessuno. Sai, nei 5 anni successivi stavo pulendo uffici a Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londra. E i guadagni arrivavano contemporaneamente da tutte le città. Non ti sto dicendo di pulire uffici, ma che mi sono imbattuto su qualcosa. Mi ci sono voluti 10 anni per capire cosa stessi facendo. Avevo creato diverse fonti di reddito. Ora, quanto ne avrei create, ti chiederai? Ma produrranno tutti gli stessi soldi? Guadagnerò con tutte allo stesso modo? No, alcune non funzioneranno nemmeno. Alcune di loro moriranno. Puoi crearti delle entrate in diversi modi. Puoi diventare un network marketer, puoi diventare un marketer online e puoi diventare un marketer affiliato. Vedi, devi prendere la decisione di creare più fonti di reddito. Non devi sapere come. Quando prenderai la decisione, comincerai ad attirare il modo in cui lo farai. Alcune cresceranno ed altre moriranno. Ma sai che c'è? Hanno tutte una cosa in comune. Confluiranno nella tua banca. Alcune saranno delle grandi entrate, altre delle piccole entrate, ed è assolutamente normale che sia così, ma tutto arriverà sul tuo conto. Un'idea fantastica, un'idea assolutamente meravigliosa, proprio così. Questa è un'affermazione che uso da tanto tempo. Sono così felice e grato ora che il denaro mi arriva in quantità crescente, attraverso molteplici fonti su base continua. Continua a ripetere questa affermazione. Sono così felice e grato ora che i soldi mi arrivano in quantità crescente, attraverso molteplici fonti e su base continua. Ora, ribadisco che il 3% delle persone guadagna il 97% dei soldi che circolano. Quindi le probabilità che i vostri figli crescano imparando a guadagnare sono piuttosto basse. E se non glielo insegnerete, probabilmente non lo impareranno a scuola. La scuola non ci insegna a guadagnare soldi. Molti dicono: beh, è assurdo, si va a lavorare per guadagnare. No, non è vero, non è una buona idea. Pensi che devi fornire un servizio per guadagnare. Ma puoi guadagnare più soldi quando dormi di quanti ne puoi spendere quando sei sveglio, una volta che diventi bravo. Abbiamo tutti la stessa quantità di tempo. Quindi è quello che facciamo con il nostro tempo a fare la differenza. Il 3% della popolazione segue questa strategia. Si tratta di investire denaro per guadagnare denaro. Cosa fanno di diverso? Creano più fonti di reddito, moltiplicano il loro tempo creando più fonti di reddito. Ora, se vuoi veramente fare la differenza, è così che devi fare. È molto semplice e basilare, ma devi studiare. Devi studiare il denaro, devi studiare le fonti di reddito multiple. Non c'è limite a ciò che si può fare. Non c'è assolutamente un limite, ma devi prendere una decisione. Devi sederti e scrivere come vuoi vivere. E non importa a quale costo. Lo scrivi su un foglio e poi pensi solamente a come arrivarci e crei le tue fonti di guadagno. Ora, supponiamo che non hai mai toccato un computer in vita tua. Hai la necessità di imparare a usarlo e a lavorarci. Ti ci vorrà un po' di tempo. E la cosa strana dei computer è che quando impari qualcosa ti porta ad imparare qualcos'altro e poi impari qualcos'altro ancora. È una sorta di evoluzione che avviene nella tua mente quando inizi a lavorare. Almeno questo è come l'ho percepito io e la maggior parte delle persone che conosco. Io non sapevo nemmeno accenderlo all'inizio. Devi metterti in testa che guadagnerai una determinata somma di denaro ogni singolo anno. Facciamo ad esempio $1,000,000. Chiunque può imparare a guadagnare $1,000,000. Credo di poterlo insegnare a chiunque. Devi metterti in testa che lo farai. E se non te lo metti in testa, le probabilità che accada sono piuttosto basse. Succederà da un giorno all'altro? Nulla accade da un giorno all'altro. Ma in un periodo di tempo, diciamo 6 mesi, imparerai a padroneggiare questa cosa. Imparerai a gestire gli imprevisti e dopo aver imparato a farlo, inizierai a capire come moltiplicarli.